valorosissimi amici, ma soprattutto amiche che hanno sfidato la neve monacense per la tratta, dal motore tratto di Dürer e dal quadro di Kandinsky. Mi ha detto: ma potresti fare il tempo, ce la fai a sostituire la rosa, proviamoci. E quindi ecco, fate finta che io sia rosa. Allora, questa conversazione, come da programma, avrebbe dovuto, sarebbe perché dedicata al tema della cena in Emmaus. Suppongo che dall'esperienza, dalla cultura, dalla conoscenza specifica che ha Rosa Giorgi nel campo dell'iconografia sacra, l'avrebbe affrontata in modo ancora più profondo di quanto non sia riuscito a raffazzonare io. Però devo dire che l'occasione è molto ghionda, molto particolare, perché tra una settimana circa, se non sbaglio, se le informazioni che ho sono corrette, il 5 di febbraio rientrerà da Parigi la cena in Emmaus di Caravaggio e ritroverà il suo posto nella sala dedicata al 600 qui a Brera, ma non partirà subito la cena in Emmaus di Rembrandt che è stata prestata dal Museo Jacques Cartier in sostituzione della cena in Emmaus di Caravaggio, quindi per circa 3 settimane convivranno insieme questi due dipinti dello stesso soggetto, dipinti a circa 20 anni di distanza uno dall'altro, prima quello di Caravaggio e poi quello di Rembrandt, e sono un'occasione veramente molto felice, molto particolare, quella di poter vedere accostate due interpretazioni seicentesche di questo bel tema della storia dell'arte e anche questa pagina così particolare, così caratteristica dell'ultimo capitolo del Vangelo di San Luca. La cena in Emmaus ha un'unica fonte. Il Vangelo di San Luca, il capitolo 24, il Vangelo di San Luca è uno dei più lunghi fra i 4 Vangeli, e nell'ultimo capitolo, che è dedicato ad alcune apparizioni di Cristo dopo la morte, c'è questo racconto, questo episodio molto particolare, molto suggestivo e direi anche molto toccante, perché è l'episodio in cui San Luca, chi per lui, sapete che i nomi degli evangelisti vanno sempre presi come un riferimento generale più che non di una figura biografica, insomma il testo lucano è un testo che tocca anche delle corde profonde dell'anima, e alcuni degli artisti più sensibili sono andati proprio a individuare questa nota, questo diapason così particolare. Se possiamo spegnere le luci da questa parte, abbiamo una migliore visione, grazie, dello schermo, e comincio con un quadro che è la testimonianza della fortuna, dell'importanza che ha avuto l'episodio, soggetto, tema della cena in Emmaus nella storia dell'arte. Una fortuna anche paradossale, che è confermata da questo dipinto, che è conservato con un certo imbarazzo nel Museo Boijmans di Rotterdam. Museo Boijmans van Beuningen è un importante, solito museo della storica, ma anche martire città di Rotterdam, una città che più hanno sofferto probabilmente nella seconda guerra mondiale, e questo dipinto venne acquistato dal museo negli anni 30, prima della guerra, con una grande soddisfazione da parte del direttore dell'epoca, con un grandissimo sostegno da parte di alcuni degli studiosi e con un notevole esborso economico, poiché quest'opera venne comprata come uno dei rarissimi, sensazionali
i capolavori di Vermeer. Ecco, impugnato, adesso lo vedete, ma vi garantisco che quando venne comprato, le recensioni, le schede critiche, le osservazioni che vennero fatte intorno a quest'opera dai maggiori specialisti di Vermeer dell'epoca suonavano trombe e fanfare che il Salvatore non aveva niente di confronto. In realtà, ormai è ben noto che questo dipinto è opera di un falsario, di un famoso falsario che si chiamava Van Meegeren, forse il più famoso falsario della storia dell'arte, era un olandese, era specializzato nel falsificare abilissimamente dipinti olandesi del 600, riutilizzando tele antiche e con una perfetta conoscenza sulla tecnica della pittura antica, per cui dal punto di vista dell'oggetto materiale era inattaccabile, ma questo quadro è incontestabilmente, certamente, sicuramente opera di un falsario e, guarda caso, rappresenta proprio una cena in Emmaus. Cosa interessante è che Van Meegeren venne processato dopo la guerra proprio per aver venduto, come falsario, per aver spacciato e venduto come autentici capolavori del 600 dei dipinti che era aveva fatto lui. E Van Meegeren fu abilissimo nella sua difesa, dicendo che sì, era vero che aveva fatto questo, ma che in un certo senso aveva espiato questa sua colpa perché aveva venduto per buoni dei suoi quadri ai gerarchi nazisti durante l'occupazione tedesca dell'Olanda, e quindi lui era un vero patriota perché aveva ingannato anche i nazisti. Proprio per sostenere che lui era l'autore di questo dipinto, ne fece direttamente in tribunale un altro, proprio per dimostrare che era l'autore. Tutto ciò, questo è un piccolo episodio, se vogliamo, appartiene alla storia dell'arte, alla storia della critica d'arte, agli strafalcioni che possono prendere critici, gli studiosi, e all'abilità anche di alcuni straordinari falsari. Non c'è dubbio che una parte delle opere che sono conservate nei musei forse siano opere di abili falsari. Per esempio, se qualcuno dei presenti ha voglia di venire a Berlino all'inizio di aprile, andremo a vedere il Bode Museum, che è un museo meraviglioso, veramente bellissimo, nel quale si conserva una scultura in cera, un busto di Flora, pubblicatissima come opera di Leonardo, scultore, rarissima scultura di Leonardo, mentre in realtà è opera di un falsario ottocentesco. Questo ormai è certo, è sicuro, ma per molto tempo questa opera è stata considerata fantastico, capolavoro di Leonardo scultore, anzi modellatore in cera. Allora, visto che vi ho accennato al fatto che la cena in Emmaus ha una fonte unica, rileggiamo questa fonte, perché devo fare un'altra piccola premessa. Così come in alcuni soggetti che noi sbrigativamente definiamo, per esempio, l'Annunciazione, alcuni episodi che si basano su una narrazione evangelica, noi sinteticamente definiamo annunciazione piuttosto che cena in Emmaus, piuttosto che ultima cena o crocifissione o altri temi. Ma se noi leggiamo il testo, ci accorgiamo che ci sono diversi elementi all'interno di quell'episodio lì. Per esempio, nell'annunciazione ci sono dei casi in cui Maria è spaventata dall'angelo. C'è scritto Maria rimase turbata, e quindi c'è il turbamento di Maria. In altri casi invece la vediamo tutta devota, che dice ecce ancilla Domini, quindi che alla fine del dialogo con l'angelo si rimette alla volontà del Signore. Anche nella cena in Emmaus il momento culminante, il momento clou, è uno, ma c'è un prima e c'è un dopo. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro, due discepoli, due di coloro che avevano aderito alla predicazione di Cristo, erano in cammino per un villaggio distante circa
160 stati da Gerusalemme di nome Emmaus e conversavano di tutto quello che era accaduto. Vi ricordo che siamo dopo la morte di Cristo. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandano: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i nostri sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino e quando ci spiegava la scrittura? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso al Signore. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Questo è il testo su cui si basano gli artisti per raffigurare la cena. Tenete presente un paio di fatti. In nessun punto di questo testo si dice che i due discepoli fossero dei pellegrini. Non erano dei pellegrini. Stavano andando, per ragioni che noi non conosciamo, dalla città, da Gerusalemme, a un villaggio distante a circa 6 km da Gerusalemme, e cioè Emmaus. L'altro aspetto fondamentale è l'azione, le due azioni che compie Cristo: la prima, mentre cammina, di parlare, e parlare a lungo, perché evidentemente doveva aver preso un po' presto, perché per andare da Gerusalemme ad Emmaus, diciamo che ci possono volere meno di un'ora, un'oretta scarsa di cammino. E se lui dice, spiega, loro dicono prima che cosa è successo e poi lui si mette a spiegare le scritture, ci vuole un tempo. L'altra azione fatta da Cristo è quella di prendere, benedire, spezzare e distribuire il pane. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Una sequenza di gesti, di azioni. Noterete anche che non c'è scritto da nessuna parte che vadano in una osteria, però in una locanda, però se sono a tavola supponiamo che fossero in una locanda. Non è mai citato l'oste, il locandiere o un cameriere o una cameriera.
carriera, ma il buon senso ci dice che probabilmente questi personaggi erano presenti, tuttavia non sono citati dal racconto. Questo è il cammino tra Gerusalemme ed Emmaus. La strada esiste veramente, c'è questo sentiero lungo circa 4 chilometri, 160 stadi, 5 chilometri, 160 stadi, si dice, da Gerusalemme a Emmaus. Emmaus è stato un luogo dove è stata fondata una basilica, piccola basilica paleocristiana. Gli scavi archeologici l'hanno messa in luce, lì vedete in queste due fotografie la, diciamo, quello che rimane dell'architettura e qualche frammento delle, dei mosaici pavimentali sul luogo di questa presunta cena in Emmaus. Questa è una planimetria degli scavi con la basilichetta cristiana che è stata costruita in memoria di questa, di questo episodio. Quindi Emmaus esiste veramente, è un luogo, è una località, e la strada di questo fatidico incontro è ancora oggi percorso. L'episodio della, che noi chiamiamo cena in Emmaus, l'episodio di Cristo con i discepoli verso e in Emmaus, ovviamente la parola cena in Emmaus è molto sintetica e funziona, è un episodio che ha una lunga fortuna iconografica, a cominciare dall'epoca paleocristiana. Se in epoca paleocristiana già si faceva una basilichetta, già si era fatto un luogo di culto sul luogo di Emmaus, ecco che questo episodio, episodio memorabile alla fine del Vangelo di Luca, ha una notevole storia, a cominciare per esempio dai mosaici del V secolo nella basilica di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna, quei quadri che si trovano lungo la navata centrale, e qui c'è proprio la rappresentazione di tre personaggi. Centro è Cristo, gli altri due sono curiosamente hanno una specie di tonsura e degli abiti quasi da diaconi, ma in realtà stanno andando verso, si vede una cittadina in cima ad una piccola altura, e si direbbe che questo sia il momento in cui Cristo dice: vedi, vi saluto, buona serata, io proseguo, e gli altri stanno dicendo: no, fermati, ormai sta venendo la sera, mangiamo qualcosa insieme. Quindi non è il momento della vera e propria cena in Emmaus, è un momento che precede il riconoscimento da parte dei discepoli. E comunque una delle più antiche rappresentazioni di questo episodio, lo ripeto, non riguarda strettamente l'episodio mistico della cena, ma riguarda la fase precedente, quella dove retrospettivamente uno dei due discepoli non ci ardeva forse il cuore mentre ci spiegava le scritture. È come se il mosaicista di Ravenna avesse detto: quello era il momento. Voi avete avuto bisogno poi dello spezzare del pane, della benedizione, di tutto quello che è venuto fuori, ma doveva bastare, avrebbe potuto bastarvi quel momento lì, quella emozione che avete riscoperto dopo, che avete risentito dopo, ma pensa te, non l'avevamo capito, eppure avevamo sentito qualcosa, no? Immaginate questo episodio, questo turbamento di questi discepoli che sono sbandati, no? Avevano sperato tanto, poi il loro leader viene catturato, condannato da alcuni dei nostri capi, tra l'altro c'è un senso di avvilimento, di tradimento, è stato tradito da noi stessi, l'hanno preso, l'hanno crocifisso, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolto, fantastico, cioè questi due sono due personaggi molto indifferenti, che non sanno più letteralmente a che santo rovarsi. Questa fantastica placchetta di avorio, e solo 4 giorni fa con
quattro giorni fa. Eravamo appunto con il nostro gruppetto di intemerati visitatori monacensi nel Bayerisches Museum. Io ero proprio un brodo di Giugio e il Sol Lucro davanti ad una sala che facevano le placchette di avorio dal IV all'XI secolo, quasi tutte di produzione milanese, di una bellezza assoluta, una meraviglia assoluta. Proprio è stato un momento magico. L'avorio è un materiale organico, è un materiale che ha proprio questo senso di calore, di energia, delicatezza e di forza nello stesso tempo, ed è uno dei luoghi, una delle forme d'arte dove la classicità rimane più a lungo, dove si riesce a mantenere anche nell'alto medioevo lo spirito, lo stile dell'antico. Questa bella panchetta rappresenta due episodi. Qui nella parte sinistra c'è proprio Cristo con il dito, vedete proprio bene, se vedete il dito dice io vado di là, io sto andando di là, e i due discepoli, che è anche molto quasi da cartone animato, no? Si voltano e dicono no, no, fermati, guarda, andiamo a mangiare qualche cosa che ormai è sera, bellissimo, c'è proprio molto bello. Nell'altra metà della placchetta siamo al chiuso e c'è la vera e propria cena. C'è un tavolino rotondo, questi tre personaggi un po' stretti intorno a questo tavolo. Cristo sta alzando la mano per benedire il pane e gli altri due si appoggiano al tavolo con un senso di stupore. Quindi vedete che in questa placchetta ci sono i due episodi. Il cammino ormai arrivato alle porte della cittadina, del paese di Emmaus, che certamente non aveva porte monumentali così vistose, ma insomma viene indicato, e la cena. Duccio da Bonansegna, uno dei nostri più cari amici, insomma uno dei pittori che ci piace di più incontrare, perché è un pittore raffinato, un pittore elegante, un pittore che certo conosce gli esordi della prospettiva e il dialogo con Giotto, da giovane era anche amico di Giotto, hanno fatto parte insieme di questa bottega di Cimabue, però è meno austero rispetto a Giotto, in fondo a lui l'arte bizantina un po' piaceva, per cui cerca un po' questa mediazione tra le novità giottesche, che pure mette in opera, e l'eleganza, la raffinatezza, quel senso mistico, un po' ieratico che è dell'arte bizantina. Per raffigurare l'episodio della cena in Emmaus, Duccio sceglie non il momento della cena, ma il momento in cui prima i due discepoli dicono fermati a cena con noi. Guardate com'è vestito Cristo. Qui Duccio sembra quasi giustificare i due discepoli, certo che non hanno riconosciuto, era mascherato, era travestito, non era vestito come al solito, era vestito da pellegrino, questa volta sì, è proprio un pellegrino con tanto di lunga veste calda, la bisaccia appesa al collo, un mantello sulle spalle e appoggiato sulla schiena anche il largo cappello di paglia che serviva per proteggersi dal sole. Quindi un abbigliamento da pellegrino. Duccio da Bonansegna dipinge a Siena. Siena era attraversata dalla via Francigena all'epoca di Duccio. I pellegrini c'erano, si vedevano ed erano persone devote ed erano persone che andavano e scendevano verso Roma a compiere questo percorso di pellegrinaggio e di devozione, e quindi Duccio inserisce un elemento che non è affatto compreso nel racconto evangelico, ma che sarà destinato ad avere molta fortuna. E cioè che questi che stanno andando da Gerusalemme ad Emmaus, notate che io vi ho fatto vedere dov'è Emmaus, che c'è la strada, ma pochi artisti potevano sapere la realtà fisica anche della vicinanza, anche se sono circa 160 stadi da Gerusalemme. Però
questo tema di trasformare questi viandanti in pellegrini avrà moltissimo successo, anche in Caravaggio. E il tema si allarga, se volete, al grande pellegrinaggio della vita. Vuol dire noi, tutti noi, siamo pellegrini su questo mondo e non sappiamo quando, non sappiamo come, ma abbiamo la possibilità di incontrare Cristo. L'importante è saperlo riconoscere. E questo è un tema forte, profondo, di questo tema della Cena, che solo raramente è un dipinto che va a finire sugli altari, anche se qualche volta è stato declinato proprio nelle dimensioni di una pala d'altare, mentre più spesso è un dipinto o da predella, come nel caso di Duccio, questa è la predella della maestà di Siena, oppure, soprattutto nel Seicento, un tipicissimo quadro da collezione. È proprio due cene di Emmaus di Caravaggio, tutte e due non sono state fatte per essere messe in una chiesa, ma sono state fatte per dei committenti e collezionisti. Questo tema del pellegrinaggio, come vi ho detto, ha avuto moltissima fortuna ed è diventato il tema quasi popolare della cena in Emmaus. Questo sono degli affreschi molto, come dire, molto naif, molto semplici. Popolari, si trovano in una chiesetta della provincia di Novara, una località che si chiama Momo, sono degli affreschi quattrocenteschi, qui vedete che Cristo è proprio travestito da pellegrino e uno dei due lo sta letteralmente spingendo verso la locanda e poi nello stesso ciclo c'è anche la vera e propria cena in Emmaus e vedete i due che si stupiscono mentre questo Cristo pellegrino spezza il pane e fa molta tenerezza perché i due discepoli stupefatti che vedono questo miracolo, no, del riconoscimento dell'apparizione di Cristo risorto sono delle parodie degli apostoli del cenacolo di Leonardo da Vinci, due degli apostoli del cenacolo di Leonardo da Vinci. Questo povero pittore provinciale era venuto a Milano, aveva visto il cenacolo, gli era piaciuto e uno con le mani aperte, l'altro col dito in alto, sono proprio due degli apostoli di Leonardo tradotti in un dialetto popolare da questo anonimo pittore di Momo. Un altro più nobile è naturalmente Albrecht Dürer con questa incisione che fa parte dell'incisione della Piccola Passione, cioè una raccolta di stampe in cui Dürer illustra piccole riflessioni, diversi episodi della Passione di Cristo. Vedete in basso sullo sgabello il monogramma AD, ma soprattutto qui vedete questa grande luce che si accende intorno a Cristo nel momento dello spezzare del pane. Tenete presente che questo spezzare del pane è una memoria dell'ultima cena, ma è anche un gesto tipico della messa, della funzione religiosa. Quindi c'è questa apparizione di Cristo che si rivela allo spezzare del pane, con questa grande luminosità, e notate che i due discepoli, questo, ma anche Cristo, ha una corta mantellina da viaggiatore, da viandante sulle spalle, ma soprattutto i due discepoli indossano con degli abiti da pellegrini. E poi in secondo piano, di nascosto, compare un altro personaggio ancora poco visibile che probabilmente è l'oste, il locandiere. Questo locandiere è un personaggio, ripeto, non citato nel Vangelo, ma che noi possiamo immaginare puro buon senso come presente alla scena, appunto non interviene, non dà segni della sua presenza, ma è una presenza che cominciamo a trovare, a filtrare dentro nella storia dell'arte. Questo è un pittore veneziano dell'inizio del Cinquecento, un allievo di Giovanni Bellini, si chiama Marco Basaiti, e qui vedete che si
tratta di una versione monumentale, questo vero e proprio palo d'altare si trova nella chiesa di San Giovanni Crisostomo a Venezia, quindi questo non è una collezione, è in una chiesa, e qui vedete il Cristo che assume le sue tradizionali fattezze, il suo tradizionale anche abito, la veste rossa, il mantello blu, che sembra proprio, potete metterlo al centro di un'ultima cena, non è diciamo connotato nell'episodio della cena, è proprio l'episodio dello spezzare e della benedizione del pane, i due pellegrini ai lati, in basso, lungo, per terra, vedete un bastone da pellegrino. E uno dei due personaggi indossa questo grande, ampio cappello che serviva per proteggersi sia dalla pioggia che dal sole. In secondo piano abbiamo un moro, un giovane uomo di colore, che possiamo immaginare essere il servitore, il cameriere, però non in atto di servire, ma in atto di meditare, di contemplare quello che sta succedendo. E dall'altra parte un altro personaggio che potrebbe essere il locandiere o forse il committente di questa opera. Quindi una composizione un po' più complessa. Questo è Moretto, pittore bresciano, Alessandro Bonvicino, detto Moretto, questo bellissimo dipinto che si trova nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, siamo intorno al 1530, Cristo indossa e ha proprio indossa gli abiti da pellegrino e ha proprio il cappello calcato sugli occhi, quindi qui Moretto vuole quasi giustificare i due discepoli per il mancato riconoscimento. Abbiamo appoggiato alla scala sulla sinistra il locandiere, a destra una giovane cameriera, anche piuttosto graziosa, un abito sottoso, che sta portando un piatto, se non sbaglio, con delle pere. Siamo verso la fine del pranzo, stanno arrivando in tavola le pere. Interessante sotto il tavolo la presenza del gatto, perché la cena in Emmaus, come si vede in questo caso, si è prestata soprattutto nel corso del Cinquecento ad un'interpretazione molto domestica, con cani o gatti sotto il tavolo, con le vivande che vengono portate in tavola, con questa semplice osteria di paese dove però ci si dà da fare per creare un po' di accoglienza. Quindi soprattutto dai pittori come Moretto, attenti al realismo delle loro scene, e sarà così anche Caravaggio, i dettagli della osteria diventano importanti, perché diventa un contesto che non è quello dell'ultima cena. Vi ripeto, questo Cristo potrebbe tranquillamente essere inserito in un'ultima cena, così com'è. Questo certamente no, perché vedete questo grande cappello in testa, ha su una spalla anche la grande conchiglia, il Pecten Jacobeus, la cappa santa, che è la coquille Saint-Jacques, simbolo del pellegrinaggio alla tomba di Saint-Jacques di Santiago de Compostela. Quindi la presenza di questa conchiglia, che qui vediamo sulla mantellina di Cristo, in una delle due cene in Emmaus di Caravaggio, sulla mantellina di uno dei discepoli, la conchiglia è la connotazione del pellegrino che va alla tomba di Santiago de Compostela. Tiziano ha dipinto tre volte la cena in Emmaus con delle variazioni, delle piccole varianti rispetto a questo tema. Questa è la principale delle tre, conservata al Louvre. Qualche anno fa, un po' alla chetichella, è venuta qui a Milano alla Pinacoteca Ambrosiana, c'è stata una mostra solo di questo dipinto, bellissimo, devo dire, però non se ne era che parlato. Aperta parentesi, abbiamo tutti una memoria molto breve e anche intermedia. Per esempio, io mi ricordavo da altre pinacoteche di Monaco di Baviera come un museo esemplare, una pinacoteca assolutamente invidiabile, e certamente lo è
per le sue collezioni, che sono veramente fantastiche, la pittura tedesca, italiana, fiamminga, olandese, ci sono davvero dei capolavori memorabili, ma cari amici, Brera è molto meno, ma molto meno. La Pinacoteca, l'Arte Pinacoteca, un museo vecchiotto, mal illuminato, con le scritte solamente in tedesco, non abbiamo, non solo non abbiamo niente da studiare, ma abbiamo qualche cosa da insegnare. La memoria ci gioca di molti scherzi. Oggi mi ha telefonato una giornalista perché voleva che gli parlassi dell'annunciata di Antonello da Messina. E io ho detto, beh, pare che l'annunciata è venuta a Milano, direi, un paio di anni fa, forse 15 anni fa, al Museo di Cesano. Ah sì, ma no, cioè anche poi va a finire le solite cose un po' grottesche, ma è uscita dalla, cioè, non è vero. La cena di Tiziano è un'altra delle varianti venete. Nel Veneto e nella Lombardia questo tema ha avuto più successo che in altre regioni. Quindi c'è questa tavolata bianca, guardate sotto il tavolo il cane e il gatto che stanno litigando, vedete soprattutto il cane, il gatto in secondo piano, perché Tiziano amava il cane, preferiva il cane, quindi il cane vince subito. Cristo sta benedicendo il pane con un'aria molto rilassata. I due discepoli, osservatevi, fanno dei gesti contrapposti. Uno si alza e viene in avanti, dalla destra, vedete che ha sulle spalle il cappello da pellegrino. Quell'altro invece, dallo spavento o dalla sorpresa, si ritrae da dietro. E anche questo è il motivo leonardesco della cena di Mosè, della sua ultima cena. Questo è il povero pittore di Momo. Aveva usato lo stesso modello che usa qui Tiziano. Però molto forti, molto caratterizzati sono anche l'oste e il giovane cameriere. Un ragazzo che fa da cameriere, l'oste con le maniche rimboccate, una figura sanamente popolare. Il ragazzo che sta portando le bevande in tavola invece è un cameriere alle prime armi, un ragazzino che sta appunto avvicinandosi con un po' di perplessità a questa tavolata. Poi c'è questo bel paesaggio in suo sfondo. Il giovane Tintoretto, alle sue primissime armi, questo è un dipinto che Tintoretto ha eseguito quando aveva all'incirca 18 anni, quindi è un'opera proprio di esordio, riprende il tema della cena di Emos, ma palesemente, secondo me, palesemente, lo utilizza come esercitazione, come prova. Questo dipinto è conservato a Budapest, nel Czech Westseti Museum, che ha riaperto recentemente nel 2015. Questo quadro qui è stato esposto a Milano. Era a Milano una mostra che si intitolava Raffaele Vascile, con le opere del Museo di Belle Arti di Budapest, che all'epoca era chiuso per lavori di restauro. Questo dipinto era subito all'inizio, nella prima sala della mostra, ed è interessante perché, vedete, per la cena di Emmaus servono tre personaggi, Cristo e i due discepoli. Ebbene, qui Tintoretto ne mette in scena sette, cioè i tre protagonisti e ben altre quattro figure che si muovono, che si agitano piuttosto scompostamente, tanto che a Cristo, di Cristo, non si occupa nessuno. Nessuno sta guardando verso Cristo. Cristo sta benedicendo il pane, ma i due discepoli sono distratti, stanno vedendo che cosa viene portato in tavola, stanno discutendo. Allora, questo vino arriva o non arriva? Quell'altro dice, ma è cotto bene la rosa. Cioè, Cristo fa tutto quello che deve fare, ma nessuno se ne accorge. Anzi, i due personaggi seduti a tavola stanno compiendo dei gesti a chiasmo, speculari. Uno viene in avanti, protendendo un braccio, e l'altro rientra verso l'interno del dipinto, protendendo l'altro braccio. In sostanza, ripeto, secondo me, questo è un dipinto che Tintoretto ha eseguito con pura esercitazione, per mettersi alla prova nel dipingere dei personaggi dinamici, nello scompaginare la composizione con una
azione, un movimento molto frenetico e assolutamente lontano dalla mistica, dal raccoglimento, da quel non ci ardeva forse il vento, che l'episodio lucano invece dovrebbe trasmettere. Paolo Veronese aumenta, no? Dice, Tintoretto ne mette 7, dilettante, cioè, altro che qui, questa è una delle cene fastose, magnifiche cene di Paolo Veronese. Fra l'altro, è stata prorogata la mostra dell'Adorazione dei Magi di Veronese al Museo Diocesano, che è ancora fino a domenica prossima. C'è la possibilità di andarlo a vedere. Se non l'avete visto, non perdetevi, perché è un quadro formidabile, veramente bellissimo, è un'opera sfolgorante, spettacolare, viene dalla chiesa di Santa Corona a Vicenza e, ripeto, la sua esposizione a Milano è stata prorogata fino a domenica prossima. Quindi così non avete scuse per dire, sì, c'è tempo, no, non c'è più tempo. Se non l'avete visto, dovete andarci questa settimana. Se non è che vada in Capomondo, va a Vicenza, però l'occasione di vedere bene vicino, ben illuminato, ben spiegato, ben ambientato, non l'avrebbe perso. Veronese era proprio lo specialista di questi imbandigioni, di queste occasioni spettacolari, di grandi feste, di grandi incontri, per cui la CNN, oppure noi possiamo individuare i tre personaggi principali. E attenzione, l'oste, con le maniche rimboccate e col cappello rosso in testa, è lo stesso di Tiziano, è vestito come l'oste di Tiziano, tenendo conto che Veronese non perdeva occasione per fare degli omaggi a Tiziano. Era un artista molto chiamato molto Tiziano. Qua però intorno, ecco che si dilata tutta questa scena, dove abbiamo la famiglia dei committenti, ci sono queste due deliziose bambine sotto il tavolo che stanno accarezzando questo grande cagnone. Il dipinto è conservato alla National Gallery di Londra e molte volte nelle cartoline, volte, sapete per cosa sono le volte in cartoline? C'erano proprio le riflessioni solo delle due bambine col cane, perché è un particolare, un po' come le angioletti della Madonna Sistina di Raffaello, che sono sostanzialmente autonome. Vedete che tutta la famiglia sulla destra, la piantiera, questa non è certo una locanda di paese, ma è la loggia della Villa Palladiana, un sontuoso ambiente rinascimentale, e certamente Veronese non perde occasione per queste scene grandiose. Sempre rimanendo nella pittura veneta, perché abbiamo visto Moretto, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Jacopo Bassano, per un dipinto, in questo caso per una chiesa, per il Duomo di Cittadella, della città murata che c'è a nord di Padova, dipinge questa cerimonia. Noi invece ritorniamo ad una trattazione, una narrazione più popolaresca. Certamente Cristo è ancora connotato come un pellegrino, vedete che alle sue spalle, appoggiato al muro, c'è il bastone da pellegrino. I due corpulenti avventori fanno dei gesti un po' maldestri. Il vero protagonista sembra l'oste, questo uomo un po' anziano con il grembiule che entra in scena nella sua locanda, rappresentata prospetticamente, e poi indimenticabile è il gatto qua, che veramente con fare circospetto sembra di sentire Pierino il lupo di Prokofiev, mi sembra proprio di sentire il motivo del gatto che cammina silenziosamente, che sta girando dietro ad una sedia, dando un'occhiata al cagnolino semi desuito, semi addormentato, perché il gatto è in agguato, è un dipinto anche divertente, piacevole, e ripeto, è nel Duomo di Cittadella. Torno un pochino indietro, mi sposto di ragione, questa è forse la più bella cena in Emmaus dipinta da un pittore toscano, è Jacopo Pontormo. Siamo all'inizio degli anni 20 del Cinquecento, Pontormo era ospite dei frati certosini nella certosa del Carluzzo,
appena fuori Firenze, dipinge diverse cose per i Certosini, in particolare degli affreschi del chiostro e questo grande dipinto che si trovava originariamente nel parlatorio della Certosa. Quindi i visitatori alla Certosa vedevano questo grande dipinto che rappresenta, vedete, Cristo che spezza per legge il pane, di nuovo un Cristo simile all'ultima cena in questo caso, mentre i due discepoli, soprattutto quello di destra, al grande cappello da pellegrino, vedete che ritorna questo tempo pellegrini, ma qui abbiamo come astanti alcuni monaci certosini. Alle spalle di questa rappresentazione ci sono come se fossero testimoni, come se fossero coloro a cui è affidata la memoria di questo episodio dei certosini. Poi sopra la testa di Cristo c'è questa visione quasi massonica del triangolo con l'occhio in mezzo, che è appunto la Trinità, il triangolo equilatero, simbolo della Trinità e della onniscienza. A proposito dei certosini, vi faccio vedere Pontormo, che ha eseguito dei disegni raffinatissimi, proprio, sono loro, essere tornati indietro, li vedete in secondo piano, alle spalle di Cristo, questi frati certosini, raffigurati prima, disegnati accuratamente, acutamente da Pontormo, trasferiti all'interno. Questo tema dei tre pellegrini ha incuriosito alcuni pittori. Questo è un dipinto divertentissimo, conservato alla Galleria Borghese di Roma, e qui più che tre pellegrini sono tre cospiratori, tre carbonari, no, tre briganti. È ambientato in Gallura, questo non so, sono su tre personaggi piuttosto inquietanti, tutti e tre con questi grandi cappelloni calcati sulla testa, su un paesaggio nuvoloso, fosco. Però doveva forse dare l'idea che fermati con noi signore perché ormai cala la sera, ma in realtà qui stanno chiacchierando ancora piuttosto animatamente e di buon passo, vedete che stanno hanno un bel ritmo, insomma, sono dei marciatori piuttosto dinamici. Il pittore è un simpaticissimo, simpaticone, un pittore raro, purtroppo molte sue opere sono state distrutte, perché quelle che rimangono sono solito di piccole dimensioni come queste. È un pittore emiliano della provincia di Reggio Emilia, di Novellana, si chiama Lelio Orsi. Questo Lelio Orsi è un pittore manierista, un pittore della seconda metà del Cinquecento, dopo Parmigianini, insomma, per intenderci. Ma è veramente, quando vi capita, guardate Lelio Orsi, perché ha sempre delle trovate piuttosto bislacche e anche così, sanguigne. Con ciò siamo arrivati alle soglie del 600 e arriviamo adesso all'interpretazione di Caravaggio. Caravaggio raccoglie questa eredità, questa storia della cena in Emmaus e mette in scena questo stesso episodio due volte. Anche qui nel 2009, credo, sì, nel 2009 la Pinacoteca di Brera ha ospitato questo dipinto esponendolo di fianco alla sua cena in Emmaus per fare un confronto tra le due versioni eseguite a breve distanza l'una dall'altra, pochi anni, ma in una situazione psicologica per Caravaggio molto diversa. Questo dipinto, che verosimilmente è stato eseguito intorno al 1602, oggi nella National Gallery di Londra, è un'opera che corrisponde con l'epoca di maggiore successo, di maggiore fama di Caravaggio a Roma. Quando ha dipinto quest'opera, Caravaggio era ritenuto in questa stessa epoca il più importante pittore di Roma. Sì, una testa calda, un attaccabrighe, un fracassone, un uomo anche un po' sgradevole sotto alcuni aspetti, ma certamente il miglior pittore di Roma. Non dimentichiamoci questo, perché noi abbiamo sempre questa idea del pittore maledetto, del pittore rifiutato, dell'artista ai margini, del pittore della strapazzo. Non è vero. Caravaggio per alcuni anni è stato coccolato, vezzeggiato, conteso dai più grandi e danarosi collezionisti di Roma e anche alcune committenze religiose contro
controverse, a volte avversate, a volte rifiutate, ma continuamente rinnovate. Fino al fattaccio del 1606, questo duello con un'altra testa calda, che se ce n'era uno, con Ranuccio Tommasoni, da tempo, e con l'uccisione di Ranuccio Tommasoni e con la fuga di Caravaggio, assassino e condannato. Ma questo dipinto viene prima, e qui Caravaggio fa tutta una serie di interventi. Si ricorda del Cristo del Cenacolo di Leonardo, e il volto di Cristo è molto simile al volto di Cristo del Cenacolo di Leonardo. È attento a mostrare la sua capacità di pittore prospettico, mettendo questo braccio di Cristo proteso da monti, inserisce l'oste, questa figura certamente ripresa dal vero, dal vivo, molto naturale, molto spontaneo, fa sì che uno dei due discepoli apra le braccia perpendicolarmente al piano dell'immagine e osservate, il discepolo che è seduto sulla Savonarola, sulla sinistra, è al di qua del tavolo. L'altro discepolo si trova di fianco al tavolo, Cristo è dietro al tavolo. Quindi ci sono tre piani di profondità. Alle spalle di Cristo c'è un muro su cui si vede l'ombra del corpo e della testa dell'oste. Quindi la luce entra da sinistra e l'ombra dell'oste è sul muro alle spalle. Sulla tavola c'è tutta la cena, perché c'è un bel pollo arrosto, c'è del vino bianco, ci sono delle bagnotte e c'è un cestino di frutta che, con un senso veramente toccante, è esattamente lo stesso cestino, lo stesso oggetto che Caravaggio aveva dipinto qualche anno prima, e che oggi lo vediamo nella Pinacoteca Ambrosiana, ma siccome è passato qualche anno, questo cestino di vimini di Midollino si è un po' rovinato e qualche fibra di Midollino si è appunto sfibrata, sfilacciata. Il dettaglio celeberrimo e fondamentale è che questo cestino di frutta sporge un po' rispetto al tavolo e a ciascuno di noi spontaneamente verrebbe voglia di spingere dentro, di metterla a posto. E questa, amici miei, per me è l'apogeo della genialità di Caravaggio, cioè fare in modo di crearci un sottile disagio da faccende domestiche, ma farci sentire attivi nei confronti del dipinto, farci percepire che noi potremmo fare qualcosa, compiere un'azione dentro in quella scena lì, che noi non siamo fuori, che siamo degli spettatori estranei che visitiamo magari la National Gallery di Londra. Ci andremo, ci ritorneremo. Non so se sarò così fortunato come sono stato a Monaco di Baviera, dove avevamo la Pinacoteca, l'altra Pinacoteca, tutta per noi, eravamo da soli. Non c'erano altri visitatori. Quindi bella forza, vai a Monaco a fine gennaio, capito? Neanche in bassa stagione, fuori stagione proprio. E però così ho avuto la possibilità di visitare dei musei in totale autonomia. Comunque, dicevo, il fenomeno di Caravaggio sta proprio in questo, dell'averci tirato dentro. Di farci sentire attivi e non passivi, partecipi e non estranei all'opera. Permetto di fare un po' di pubblicità al mio libro, che si intitola Il segno di Caravaggio, che è uscito da 3 mesi forse, e che forse se avete voglia di ascoltare anche qui nel luce potrebbe. Qui vediamo un po' più da vicino questo dettaglio della zona centrale. E ancora più da vicino questo particolare, dove forse riuscite anche da lontano a vedere le fibre del cestino di vimini che a lungo andare si sono un po' rovinate.
Il dipinto di Caravaggio ha avuto molto successo, tanto che nella Roma del primo Seicento ne vengono eseguite proprio delle copie, ma delle versioni che sono palesemente, dichiaratamente ispirate a quest'opera. Questo è un pittore anonimo, non conosciamo il suo nome, viene chiamato maestro di Hartford. Hartford è una località negli Stati Uniti dove c'è un museo, all'interno di questo museo c'è questo dipinto, e questo anonimo pittore, un ottimo artista attivo a Roma all'epoca di Caravaggio, molto versato nelle nature morte, misterioso maestro di Hartford, fa la sua versione della Ceminemus, che è dichiaratamente, esplicitamente ispirata alla prima versione della Ceminemus di Caravaggio, addirittura con un cestino di uva, in questo caso di frutta, collocato ancora una volta in questa precaria posizione in primo piano. Pochi anni dopo, 1606, Caravaggio ritorna sul suo tema, ma 4 anni dopo le cose sono cambiate radicalmente. Quando dipinge quest'opera, Caravaggio è un uomo ferito, è un latitante, condannato per omicidio, sta scappando da Roma, è nascosto dalle 10 colonne che lo proteggono nei loro feudi laziali, non sappiamo se a Zagarolo o a Pagliano, comunque siamo nel feudo dei principi coloni nel Lazio, e Caravaggio, in una terra un pochino più piccola rispetto a quella di Londra, dipinge un'altra versione della Ceminemus, ma completamente diversa. La posizione del tavolo è simile, la posizione dei 3 personaggi principali è analoga, uno è seduto al di qua del tavolo, l'altro di fianco e Cristo al di là. Ma su questa scena la luce si è molto abbassata, i dettagli sono molto meno ricchi, sontuosi, succulenti, quella bella cesta di verdure, di frutta fresca e attraente, un polletto rosolante, arrosto lì bello croccante, pronto da mangiare. Qui invece la tavola è piuttosto disadorna, c'è solo un piatto di verdure, c'è il pane già spezzato da Cristo, c'è una semplice brocchetta con mezzo litro di vino rosso in questo caso, e alle spalle di Cristo compare l'oste e anche una anziana donna, un'ostessa, un'anziana cameriera. Anche in questo caso la luce entra da destra verso da sinistra verso destra, intercetta il volto di Cristo che per metà della luce, metà in ombra, la testa di Cristo proietta un'ombra sulla pancia dell'oste. Quindi sulla pancia dell'oste si vede un'ombra arrotondata che è l'ombra della testa di Cristo. Importante, perché vuol dire che Cristo non è un fantasma, ma che è un corpo solido, vero, che interrompe e intercetta la luce. Abbiamo parlato tante volte di questo dipinto, questa sera voglio anche andare oltre, però certamente questa è un'opera di Caravaggio, in una condizione umana, psicologica, di sofferenza e di paura, ritorna al noccio del racconto immaginario. E a questo pulsare, palpitare del cuore nel petto di questi 2 discepoli che sono sconvolti, che sono tristi, che sono, proprio dice l'Evangelista, col volto triste, come li vede Gesù, col volto triste, e poi loro dicono ci hanno sconvolti, e poi invitano questo viandante a cena e succede questo riconoscimento, ma subito dopo Cristo scompare. Qui Cristo appare ed è un corpo solido che proietta un'ombra, quindi è presente in carne ed ossa. La sorpresa, lo sbigottimento è fortissimo e si riflette anche sui volti corrugati e grinzosi del nostro e dello stesso. In particolare sono molto, molto intensi, molto belli, quindi
ci fanno vedere anche l'estrema asciuttezza, la povertà di colori, di tinte, di luci, di numeri pennellati utilizzati da Caravaggio, quindi l'intensità che ciascuno di questi elementi ha, e questa è lo stesso. Anche questa scena di Caravaggio, più oscura, più raccolta, più intima, ha successo, e quindi vediamo da parte di alcuni pittori attivi a Roma e nell'Italia centro-meridionale, nei primi decenni del Seicento, dell'eco della pittura di Caravaggio. Questo è Matthias Stomer, un pittore attivo a Roma, a Napoli e in Sicilia, di origine tedesca, che ci fa vedere questa cenemosa al lume di candela, dove Cristo benedice il pane con una candela al centro della scena, i due discepoli, uno dei due ha il cappello da pellegrino, e in secondo piano il cameriere, che guarda un po' perplesso, meno partecipe, meno consapevole. E ancora, questo è un altro pittore caravaggesco di Utrecht, Gerardo delle Notti, Gerrit van Honthorst, sembra lui in candela, e questo invece è Velázquez, che ha a sua volta dato più di una interpretazione della cena in Emmaus, qui con tutto la differenza tra la serenità, la sobrietà, la ieraticità di Cristo e i gesti scomposti, le espressioni sorprese dei due apostoli. Questo è un pittore fiammingo, collaboratore di Rubens, Jacob Jordaens, e vedete che le cose sono completamente diverse, ma proprio completamente diverse. Nella ricca anversa, la cena di Emmaus è una cena corposa, significativa. L'oste, che non capisce niente, sta versando con un gesto eloquente del vino da una brocca in un grande bicchiere. L'ostessa, bella Forosetta, con le sue belle guanciotte rosse, sta portando, non so se del formaggio, del pasticcio, comunque anche lei, c'è un po' lo show, no? Ogni tanto anche gli chef che la fanno un po' cascare, letteralmente cascare dall'alto, ecco. E c'è molto contrasto tra questo Cristo che alza gli occhi mentre benedice il pane, i due discepoli, uno dei due finalmente beneducato si toglie il cappello in testa, per vedere tutti questi che cenano con il cappello in testa, mi dà un pochino di disagio, ma la scena è molto luminosa, non è affatto il tramonto, meglio, sì, c'è ancora molta luce, Cristo lo vede tranquillamente, allora ancora un po', non mica vero, fermati perché ormai è sera, no? C'è anzi questo senso molto fiammingo della kermesse e della festa, un po' come aveva fatto Veronese nella sua cena. Questo è invece più vicino a noi, questo dipinto che si trova ad Ascona, sul Lago Maggiore, ed è un dipinto di quello strano geniaccio difficile che è Giovanni Serodine, pittore di poche opere, ma un pittore molto intenso, e qui vedete il momento in cui, guardate, uno dei due discepoli prende per il polso Cristo e gli dice: vieni, fermati a cena con noi. E c'è l'oste che esce dall'osteria e dice: qui si mangia bene, cioè che sta proprio chiamando sulla destra del personaggio, bellissimo questo quadro, ed è nella collegiata di Ascona, molto particolare, vedete, non ci sono tanti precedenti in questa composizione, proprio perché Serodine è un artista caravaggesco, senza dubbio, ma anche molto autonomo nelle scelte compositive. E adesso vediamo Rembrandt. Ora voi dovete sapere che Rembrandt, senz'altro sapete, che Rembrandt è nato a Leida, poi trasferito ad Amsterdam, vive nella tollerante, benestante Olanda del Seicento, una delle che stava vivendo sul secolo dopo, era uno dei posti dove si viveva meglio in tutto il mondo. C'era una ricchezza diffusa, c'era uno stato sociale ben organizzato, c'era una grande tolleranza religiosa, non c'era niente.
formalmente si era ancora in guerra con la Spagna, ma ormai la fase calda delle guerre per l'indipendenza era stata superata, era stato siglato un lungo armistizio, l'armistizio dei 12 anni, per vedere e mettere finalmente la situazione a posto. Rembrandt apparteneva alla comunità calvinista, ma viene ripreso dal pastore della sua comunità perché non andava mai alle funzioni. Quindi Rembrandt era sì cristiano, leggeva in olandese la Bibbia, l'Antico, il Nuovo Testamento, ma non era osservante, non si riconosceva dichiaratamente, direttamente in una confessione religiosa. Amava leggere, interpretare personalmente le Sacre Scritture. E ci sono alcuni episodi delle Sacre Scritture, il figlio proprio in modo particolare, e la cena in Emmaus, che lo colpiscono profondamente. E di questi temi Rembrandt fa varie versioni durante il corso della sua vita e in tecniche diverse, disegno, incisione. Questo per esempio è un disegno molto simpatico, molto, molto umano, molto semplice, di questi tre che stanno conversando, uno dei tre che ti sta proprio facendo il gesto, fermati con noi a cena. Una sanguigna molto semplice. Questo è un disegno che sembra rappresentare il momento precedente, quando cammina, uno ha proprio il bastone da pellegrino con il gancio a cui è appesa la bisaccia sulla spalla, quello più giovane, quello un po' più anziano sta proprio discorrendo con Gesù, c'è un paesaggio dove passa un altro personaggio sull'asino, sullo sfondo si vede delle macchie di alberi e una cittadina, è il momento quasi all'inizio, no? Quando cammina e per passare il tempo, per tenersi compagnia, conversa a fondo. Questa è un'incisione che rappresenta invece proprio la cena di Emmaus, e qui Rembrandt sembra aver guardato la stampa di Dürer. È come se avesse ripreso la stampa di Dürer e ne avesse fatta una versione aggiornata. Rembrandt era un appassionato e anche abile collezionista di stampa. Possedeva migliaia di stampe ben ordinate, ben organizzate, tra cui anche tutte le stampe di Dürer. Questa è una versione pittorica piuttosto tarda della cena di Emmaus, che vorrei dire è conservata al Louvre ed è abbastanza semplice, non ha caratteristiche particolari, sono quella in questo grande ambiente, vedete che tutti i personaggi sono nella parte bassa del dipinto e sopra si alza questo grande ambiente. Il dipinto che adesso è a Brera e che a partire dalla prossima settimana sarà affiancato con il Caravaggio è conservato al Museo Jacquemart André di Parigi, che è il Poli Pezzoni di Parigi, cioè un museo privato che nasce dalla casa così di questi coniugi. Questo dipinto è un piccolo palco, probabilmente qualcuno di voi è già salito in pinacoteca a vederlo, è piccolino. È un'opera molto giovanile di Rembrandt, aveva solo 23 anni quando l'ha dipinta, quindi è ancora il periodo di Leida, quando Rembrandt giovane viveva alla Leida, aveva iniziato la sua attività. Ah, è un dipinto formale, di una estrema semplicità di colori, è quasi un dipinto in bianco e nero, è un dipinto, no, non è un disegno come una stampa, ma è un dipinto quasi in bianco e nero, con pochi tratti di blu. E qui Rembrandt, in modo miracoloso, per un ragazzo di 23 anni, alle primissime anni, ma evidentemente già capace di leggere in modo autonomo i testi evangelici e quindi di non accontentarsi delle versioni artistiche, pittoriche o incisorie che gli erano state date, individua come momento particolarmente drammatico quell'istante in cui immediatamente dopo aver riconosciuto Cristo i discepoli lo vedono scomparire, svanire,
ma egli scomparve alla loro vista. Quindi Rembrandt riesce miracolosamente a fissare con una istantanea proprio memorabile questo attimo in cui Cristo viene visto e riconosciuto, ma contemporaneamente scompare. Badate bene che questo è in qualche modo, un po' ironicamente, anche l'essenza della pittura. Noi vediamo qualcosa, ma quello che vediamo non è reale. Noi vediamo un canestro di frutta, ma è una rappresentazione di un canestro di frutta. Non è un vero oggetto. E allo stesso modo, qui, questo Cristo che appare e scompare è riconosciuto, è lui, ma non è più lui, è già sparito, è già svanito, è già un'ombra qui in questo modo. È proprio esattamente l'essenza della pittura, qualcosa che compare, che allude ad una presenza, ma che non è più una presenza. Nel momento stesso in cui lo guardiamo, lo riconosciamo, oh, questo è un canestro di frutta, cioè, no, questo è un pezzo di tela del ricciato, non è un canestro di frutta. E se sì, ne passo un pipa, scriverà Magritte alcuni secoli dopo. Questa non è una pipa, è la rappresentazione della pipa. E questo dipinto di Rembrandt a me piace veramente moltissimo, soprattutto pensando che è un'opera d'esordio di un ragazzo davvero geniale. Vedete in profondità, in secondo piano, si vede la, no? Si vede la cucina e c'è una cuoca davanti ai fornelli. Noi vediamo bene uno dei due discepoli, quello che come stupito e sgomento, l'altro, nelle riproduzioni non lo vediamo, non si vede davvero, è inginocchiato nell'ombra davanti a Cristo, si è alzato in scatola e ha fatto rovesciare la sedia, si vede la sedia ribaltata, qui sulla, nell'angolo in basso a sinistra. Capite l'azione anche che si è svolta, che si sta svolgendo, ma soprattutto l'istantaneità di questo attimo captato, catturato da Rembrandt in modo geniale, cioè non c'è nessun altro pittore che sia riuscito a fare questo, anche se qualcun altro ci ha tentato. Forse proprio questo quadro di Rembrandt ha suscitato, ecco, questo è un disegno di Rembrandt dove Cristo è già sparito. Vedete che a Rembrandt questa questione della sparizione era rimasta in mente. Qui ci sono i due discepoli e sulla sedia dove prima era seduto questo misterioso viandante che si rivela essere Cristo risorto, non c'è più altro che una luce di luce. Cristo è già sparito. Quindi questo tema della sparizione ha un certo successo. Guardate, questo è un quadro di Jan Steen, che è un pittore olandese del 600. Qui vedete i due pellegrini, i due andanti, i discepoli di Emmaus, uno addirittura ancora il tovagliolo sulle ginocchia, e Cristo lo si vede sparire e quasi allontanarsi, saltare, svanire, mentre ci sono anche i due cavalieri questa locanda di paese, questa frasca di paese. Vedete che questo tema della sparizione, che è un momento successivo rispetto al riconoscimento, ha un certo successo in Olanda grazie all'intuizione di Rembrandt, di andare a individuare, a beccare quel momento lì. Vabbè, adesso arrivo anche verso la fine, questo pittore francese, Philippe de Champagne, invece un pittore accademico, vedete addirittura la tovaglia piegata e stirata, si vedono proprio le pieghe della tovaglia, e qui vedete come dopo questi dipinti di Caravaggio, di Rembrandt, dove c'è questa intensità, questa umanità, questa partecipazione, questo senso di emozione, si rimane un po' freddini, no? Davanti a ritorni come questi, dove sì, certo, bellissimo quadro, molto elegante, molto raffinato, molto classico, molto accademico, però molto estraneo, molto
capacità. Ecco, finisco davvero con un paio di opere dell'Ottocento, perché alla fine dell'Ottocento questo tema dei pellegrini di Emmaus ritorna un po' di attualità e ha uno sprazzo, un barlume di successo. Questa è una incisione di Gustave Doré per la Bibbia. E qui Gustave Doré, devo dire, ha trovato un accento particolare nel sole che è tramontato. È il momento proprio in cui Cristo sta dicendo: bene, vi saluto, io proseguo, e gli altri si stanno guardando, sono un po' perplessi, e tra un istante diranno: no, fermo, perché ormai è venuta la sera, ceniamo insieme. Però bellissimo, perché qui si intuisce un istante un po' particolare. E concludo con questo dipinto, siamo negli anni 90 dell'Ottocento, di un pittore protestante tedesco, Fritz von Ude, si chiama così, il quale ci fa vedere proprio il cammino di Emmaus. Cioè, si ritorna all'inizio, vi ricordate, ai mosaici di Ravenna, alle placchette di Apollo, dove si ritornava all'inizio della storia. E devo dire, questo dipinto è un dipinto, questo realismo ottocentesco, i due viandanti sono vestiti come dei contadini tedeschi della fine dell'Ottocento, non sono vestiti con abiti evangelici, invece Cristo ha una lunga tunica, lo riconosciamo, non sono dei pellegrini, non sono dei pellegrini, sono delle persone della vita quotidiana, delle persone normali accanto ai quali si accompagna lungo il percorso della vita questo misterioso terzo personaggio che compare e che si accompagna loro proprio nel momento in cui sono particolarmente tristi e sconvolti. Quindi è un'interpretazione, diciamo, non ieratica, non sacra, senza il gesto della benedizione, dello spezzare del pane, ma un'interpretazione umana che va a riconquistare alcuni di quei valori letterari, psicologici e di umanità che il Vangelo di Luca ha saputo inserire in questo episodio con una particolare qualità letteraria. E secondo me ha anche ragione chi sostiene che al di là della confessione, al di là del credo religioso, il valore letterario, la testimonianza letteraria dei Vangeli così scritti nel primo secolo d.C. ne fa comunque delle letture che potrebbero essere maggiormente condivise. L'arte sacra, la rappresentazione di questi episodi, ha per ormai quasi due millenni, si può dire così, integrato e talvolta sostituito la lettura di questi testi. Si è detto tante volte: l'arte è la Bibbia Pauper, la Bibbia dei poveri, la Bibbia degli analfabeti. E la cerimonia mostra appartiene a questo genere, anche se di solito i committenti delle cerimonie erano tutt'altro che analfabeti, perché la cerimonia di solito è un tema scelto e prediletto da collezionisti, da persone certamente di cultura e pienamente in possesso delle capacità di leggere attorno alla immagine. Bene, io spero di aver sostituito degnamente Rosa Giorgio. Sempre alle 10:30, credo che ci sia ancora